scattato una build con il Wesker. Non so perché. Ciao Ale. Bella raga, buonasera. Qualcuno mi può dire qual è attualmente la build più rotta per il Genrash? Cioè, mi ricordo solo che c'è Hyperfocus, ma gli altri non li so. Hyperfocus sotto controllo. Oddio, non mi vengono in mente. Deja vu. Start un po' dell'ella per come è spawnata quella roba. In 2 ore tirando bestemmia, qual era il problema? Si sta lasciando andare. Quanto sto fucking godendo, raga. Si sta lasciando andare. Ah. C'è della goduria in questo game. La porta della RAM dava problema d'attacco, praticamente era come se non fosse lì. Ah, quindi magari lo avviavi e sentivi anche il beep iniziale, vero? Classico rumore di quando non vede la RAM. Lo slaghiamo fino alla morte, vero? Non è un game noioso. Niente beep, la mia scheda madre ti dà l'errore in codice. Ho cercato il codice e mi sono messo a lavorare. Strano, di solito dovrebbe farlo il beep. Perché il beep ti dà LED sulla mob della drum. Vabbè, il mio PC faceva il beep, va bene? Comunque non riescono proprio a fare il tentacolo del Nemesis che ferisca bene. Ah, a parte il fattore che basta che caracciano dietro il coso, dietro un muro, che è l'unica cosa che secondo me del Nemesis devono effettivamente fissare adesso. Per il resto attualmente il Nemesis non è un brutto spot. Cioè il suo potere non fa così cacare. Ultiora nel LED. Come però per esempio non so cosa sia successo nel LED sulla CPU. Ho appena fatto niente guardando la chat. Ho smontato la ventola che sta davanti alle RAM. Ci passano malapena 2 mie dita. Un giorno sono morti i LED delle ventole e continuano a darmi il LED rosso. Aia, il LED rosso della morte. Ragazzi, sto morendo slaggato quel tipo. Sto godendo come un disumano. Non potete neanche capire. Lo vorrei trovare per... Oh. Fuck. Per fargli un po' di CC. Che palle che non sono ancora tier 3. Danielete. Acqualete. Fuck ti fuck fuck. Ma sì, ma tranquilla. Naisu. Na 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 isu. Ho appena pensato che sarebbe una roba incredibile come il nuovo killer a bestia di A Quiet Place. Basterebbe carocciare tutto il game, però saresti inutile. Oddio, quando lavorano i G, Però sai cosa? È troppo simile al demo.
Se tu lo guardi esteticamente è troppo simile al Demogorgone. Praticamente è un demo. Quello lì è un po' buggato. Oh, si è rialzata la tipa? Jerry Scotti come nuovo killer ci scalerebbe. Secondo me il nuovo killer è Predator. Il Predator dovrebbe essere non su licenza. Che mangi di buono? Se mi muore il PC è tutto nuovo di pacca, una scheda video e vado in autostrada senza l'auto però. No, cioè Lucky Smar... Oddio Lucky Smaragd. Lucky, grazie del follow, benvenuto. Puoi chiamarmi Lucky. Ma che è la mia dislessia, ogni tanto colpisce. Che è di granchio, sashimi di salmone. Poi le panine avanzate del viaggio di ritorno. Le faccio un po' per queste chele di granchio fritte. Mamma mia, sono terrificanti. Ero propriamente sotto palla, ma è... Forse dovrei ammazzarla quella solo perché... Però la voglio tenere fino alla fine per flammarla. Ma possono avere diritti per Jason? Questa è un'ottima domanda. Tecnicamente possono richiederli, però... Mi sembra che non glieli vogliono dare proprio. Nice. Sarà giocata bene invece. Ho voglia di sushi, cazzo, adesso però. Tra Cesa che domani va al sushi, mi ha fatto venire voglia, e te, porca miseria. Lei è morto. Sembra che stesse andando a quel locker, magari. Io ho sempre di fame. Pam 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 pam. Salmone o tonno, cosa preferisci? Ah, dipende. Io personalmente preferisco il salmone. Però il tonno buono fresco si sente quando è buono. Cioè è proprio tutta un'altra cosa. Però qua a Varese abbiamo uno all you can eat che è... Che... Oh. Ah, è vero che sono tornate le flashbang, mi ero dimenticato. Che è veramente, veramente fucking buono. Il pesce è praticamente super fresco. Sta strabuono. È di una catena. Sta strabuono. Ah, è morto slagato, è vero.
No, ha quittato! Il russo ha quittato! No! E io che lo volevo flammare! Sono triste. Sono molto triste. Possiamo mettere che posso fare il mori all'ultimo surf se tutti gli altri surf sono già appesi al gancio? Splat. Splat. Cosa ha fatto questo ragazzo per meritare questo? Avevamo fatto una partita prima, me l'ero già trovato contro questo tizio qua. Ed era uscito dalla botola e ha scritto tipo losers. Loser. E gli ho detto, ma io ho vinto in realtà. E mi ha scritto, ma è facile vincere contro tre nabbi. E gli ho detto, e poi gli ho detto, no, quattro. E sono uscito. E adesso l'ho rincontrato e volevo flammarlo fortissimo dicendo, che sfiga, è facile giocare contro un nabbo. Come mai la schermata delle build è cambiata? Perché c'è un piccolo bug nel sito e è leggermente diversa, ma è uguale. Sì, ma DBD costa 8 euro. Vabbè, ma DBD è vecchio di 7 anni, lo posso anche comprendere che DBD costa un cazzo, cioè onestamente. Non è quello. Perché le mucche? Ma io che cazzo ne so, dopo devo riavviare il gioco perché mi sta laggando. Guarda, non ci sta Super C17 e vuoi lo shop gli LC. No, guarda, lasciamo stare. Cioè, ridicoli, ridicoli, ridicoli. Di che è il gioco? Della Bandai, per caso? Eh? Eh? Ti chiedono com'è nata la passione per lo streaming. Bella vabbè, ma laggarmi un po' di più, cazzo. Bella domanda, in realtà... Diciamo che mi è sempre piaciuto far vedere come gioco in generale alle persone, avere diciamo un mezzo pubblichino. Però non ho mai avuto il tempo e la voglia onestamente di mettermici dietro perché comunque prende tante ore al giorno. Ops. Però in generale semplicemente è un dog death. Cioè nel senso è sia una cosa che faccio per piacere che come cosa che mi serve. Ciao Ito! Comunque è un lavoro alla fine, quindi qualcosina ci prendo. In più è la mia passione giocare ai videogiochi, quindi... No, però devo fare qualcosa per sto lag perché mi sta facendo impazzire. E non so cosa posso chiudere per far laggare meno. Il gioco lo riavvio. Poi riavvio il gioco. Sì, Bandai, soliti quando ci guadagnano su altri giochi, fatti pure sul gioco del telefono, ridicoli. Vabbè, ma su giochi sul telefono è abbastanza normale. Giochi per telefono sono praticamente fatti per far soldi e basta. Ma cazzo, tu non mi puoi fare un gioco che è uscito 11 giorni fa e mettermici la DLC sopra, porco di... Cioè, capisci proprio spudoratamente. E sono proprio spudorati, proprio non gliene frega un cazzo. E questo è brutto. Vabbè, Snake. No, pigliati il suo speed. Vabbè. Diciamo che se fossi corso dritto magari non ti avrei atterrato subito. Sì, ma non ha senso che devi pagare... Quanto costa, per curiosità? €50? Cioè, io devo spendere 70 euro di gioco e poi 50 euro? Tu mi stai prendendo in giro, Carlo, spero. Ti prego, dimmi che non è 50 euro. Il gioco sta a 69, intanto. Intanto. A me dice 35 euro. Sì, ma è comunque una follia 35 euro. È comunque una follia.
mettermi una DLC uscita 11 giorni dopo 35 ore è veramente una follia assurda. Veramente ridicola come cosa. Ma che fai? Ma che faccio io? Strusciata. Cazzotto. Nick, come altri tanti meglio di strike. Secondo me è off the record, Manfro. Secondo me è molto meglio off the record. Però diciamo che DS è più difficile da counterare. Off the record ci sono add-on e cose che te lo counter. Però in generale secondo me è meglio off the record, perché lo puoi usare due volte. Tutto qua. E dura di più. L'invincibilità. No, ma è uno scam assurdo, raga. Cioè, io mi pento amaramente di aver dato soldi a quegli infami. Cioè, davvero. Mi dispiace più per Pupu, in realtà, che perché comunque erano i suoi, che è lui che me l'ha regalato. Però mi dispiace che siano andati a loro, capito? Questa è la cosa che mi dispiace più di tutte. Perché non se li meritano, onestamente. Triste domani lunedì. Ciao Sky, buonasera caro. Ma io avrei mirato quello davanti in realtà. Perché Beaver si rimette i soldi che fa? No, però. No, penso, bravo, non sono peccato da solo. Provato. Curo meglio io il gioco se lo lascia a me. Buff Nemesis tier 2 e tier 3 fanno sempre danno anche se non sono infetto, così onesto. Guarda, io avrei detto su un quarto, però onestamente attualmente in realtà non è così male il Nemesis. Dopo l'ultimo buff che gli hanno fatto, il Nemesis è onesto. È giocabile adesso. È onestamente giocabile sto killer ora. Non è chiaramente il più forte, però è giocabile. Dove pensi di andare? Ok, perché mi piace giocare la combo con determinazione, Iron Will, e giocare anche off the record mi sembra di perdere value. Sì, è comunque meglio off the record. Allora, ni. In realtà se ci giochi con Iron Will potresti essere fortunato e il killer pensare che tu abbia off the record e quindi non venire per te. Però, nel senso, va un po' fortuna, perché io di solito, se uno non lo sento davanti, magari aspetto i soliti 8 secondi del gancio e poi lo faccio dopo, capito? Quindi con Iron Will potresti cavartela bene senza usarlo. Però, comunque, secondo me è meglio offrire. Qualcuno è appena stato hittato dallo zombie? Ciao Frank, buonasera. Non sai neanche cosa e quando schiacciare. Oh, vedi? Oh, finalmente qualcuno che dice le cose che penso anch'io. Devi semplicemente premere i tasti a caso e sperare. Il Vegeta scimmione. Io l'ho battuto tipo instant il Vegeta scimmione.
Ma la malattia del Nemesis cosa fa? Niente. Ti permette di ferire con il potere, in pratica. Ciao Giorgio, buonasera. No, io non te lo consiglio, Diaz, onestamente. Io lo sconsiglio fortemente come gioco. È qui fuori, penso, però. Non riesco mai a giocare decentemente questa mappa da killer. È abbastanza semplice in realtà, è una camping map. C'avete ragione il Mori, quando avete ragione avete ragione. L'ho grabbato e mi è passato di mente. Lizardo, l'ho grabbato e mi è passato di mente. C'avete ragione, c'avete ragione. Ma tanto lo sapete che io il Mori non lo faccio mai, cioè nel senso. Ciao Chicken, bentornato. Non è una cosa... Mori non lo faccio mai, è contro di me. È colpa vostra, perché mi distraggo a parlare con voi, perché se non mi dovessi distrarre a parlare con voi...